Dallo stand della Cortina d'Obbiaco Run un saluto a tutti gli amici appassionati runners della Toscana. Sono qui a presentare la Cortina d'Obbiaco Run, una corsa che nel 2010, undicesima edizione, si correrà il 30 di maggio. E cosa dire, dalla Toscana arrivano tanti amici a trovarci perché trovano nel nostro paesaggio, nel nostro percorso, qualcosa di affascinante, qualcosa di particolare. Non una corsa in una città come Firenze, per esempio, dove sono in questo momento, una città storica con tanti musei, ma una corsa attraverso dei parchi naturali veramente belli e bellissimi. Sono 30 km che congiungono appunto Cortina d'Ampezzo a Dobbiaco. Questo percorso l'ho provato nel lontano 1988. Stavo preparando la maratona di Boston, dove ho ottenuto il mio record personale, 2 ore, 9 minuti e 33 secondi. Ho imboccato questo sentiero non nella direzione come va la gara al giorno d'oggi, ma nella direzione opposta. Sono uscito di casa da Dobbiaco, mi sono trovato a Cortina dopo 30 km, non me ne sono nemmeno accorto. Quando sono stato raccolto e sono rientrato da mia moglie e sono rientrato a casa, in macchina, ho detto: su questo percorso prima o poi farò correre tanta gente. E quel prima o poi è stato nel 2000. Sono passati tanti anni, 88-2012 anni, ho meditato molto, ma ora su questo percorso corrono veramente migliaia e migliaia di persone che ci raggiungono da tutta Italia, dal profondo sud, dal nord, anche parlando anche di Austria e Germania. Perché non venite a trovarci il prossimo 30 maggio 2010? Correrete in un ambiente unico, particolare, dove la corsa veramente vi farà sentire grandi. Noi apprezziamo i campioni, ma soprattutto apprezziamo chi ama la corsa. Siamo gente che viene da questo mondo e quindi siamo in grado di dare il massimo per chi vuole venirci a trovare. Vi aspettiamo.